Buongiorno a tutti e bentrovati nel mio canale. L'inverno, si sa, è tempo di preparazioni da forno. Così ho pensato di realizzare un calzone senza glutine e lattosio. Come sempre, trovate tutti gli ingredienti in descrizione. Dopo aver versato l'acqua e il lievito nell'impastatrice, aggiungere il mix di farina per pizza senza glutine e impastare per almeno 10 minuti, finché non si ottiene un impasto appiccicoso ma liscio e senza grumi. Fate una pallina e quindi fatela lievitare in un contenitore con coperchio dentro il forno ma con la luce accesa. Una volta lievitata, stendere l'impasto in modo da formare un disco sottile. Condite la superficie con il pomodoro, il prosciutto, la mozzarella, una spolverata di origano, un pizzico di sale e un giro d'olio e ripiegare su se stesso l'impasto in modo da ottenere un calzone. Schiacciare molto bene i bordi per sigillare e praticare una piccola apertura sulla sommità in modo che il vapore fuoriesca durante la cottura. Fatelo lievitare per ancora 30 minuti, dopodiché infornate almeno 15 minuti alla massima temperatura che il vostro forno riesce a ottenere, comunque non meno di 250 gradi. E mentre vi gusto questo calzone, vi saluto e ci vediamo presto con una nuova ricetta senza glutine e lattosio. Oh, but I don't wanna miss you, baby.